casos. Questa devi proprio andare via tranquillo. Devi stare nel 7 per vincere il set. E arriva il 9, il 9 della conferma della forza. E tocca a Mauro. Dai, essere con il 10. Dai, credici. Fondamentale. Forza Mauro. Dai. Sì, e c'è. Sì! 4 pari. Dai Mauro, sei capace. Nove. Signori, lo sguardo, il sospiro, tutta l'aria nei polmoni di Mauro Nespoli, a tre necce azzurre, sentite d'argento per Mauro Nespoli. Alcune immagini con le quali i tuoi concittadini ti stanno ringraziando. Una medaglia d'argento peserà 3 kg, Mauro. Sì, ci siamo. Sì, forse anche qualcosina in più. Ecco. Parliamo di circa 24 anni di allenamenti, quindi è una medaglia che pesa molto più di quello che poi hanno fatto messo al collo. La vostra storia è veramente con orgoglio. Avremo modo di siedi Mauro, avremo modo di parlarne, perché quando Paola mi ha detto facciamo questa intervista, come pensi di farla, a me è venuta in mente un'idea. Siccome adesso siamo sempre un po', usiamo tutti i social, no? Tutti quanti usiamo i social, insomma, fammi vedere Mauro se è attivo sui social. Devo dire la verità, non sei così attivo fondamentalmente, no? Dici, perché sennò sono sempre, praticamente sono sempre con stanco in mano. Sì, ho le foto sono tutte uguali, oppure per fare le foto non sarei al campo a tirare, ecco. Quindi meglio non stare su Instagram. Però ecco, io comincerei questa intervista, ho cercato di trovare un percorso logico tra queste foto che passano di anno in anno, e comincerei con questa prima fotografia qua, che è emblematica perché tu praticamente commenti il tuo risultato all'Olimpiade. Vado a leggere quello che c'è scritto sotto. Adesso dietro le quinte con Mauro dicevamo, ma che ci si scrive dietro, no, come didascalie? Vediamo che per esempio alcune mettono tramonti stupendi, poi la cosa che si vede è il tramonto meraviglioso, lui invece mette lui in azione e scrive: difficile è la parola con cui descrivere questa mia Olimpiade. In valigia, oltre ai vestiti, avevo messo tensioni, preoccupazioni e aspettative. Ogni freccia in qualifica avrei voluto tirare l'arco in mezzo al campo, perché la qualifica non era andata proprio benissimo. E poi è riscattato qualcosa, come a Rio 2016. Ho pensato a tutti quelli che stavano gongolando, vedendomi in difficoltà, quanto non mi conoscono, iene che girano attorno al leone, scelgo io quando scrive la parola fine. E poi me lo spieghi però, Ma diciamo che questo è stato un anno extra molto particolare, che ovviamente è coinciso anche con un passaggio politico federale complicato, ed erano tanti, ecco, quelli che facevano il tifo, sostenevano, ma allo stesso tempo stavano aspettando magari l'occasione giusta per poter criticare, per poter alzare la testa dicendo ecco, noi avremmo fatto meglio o noi avremmo fatto così. E dopo la gara di qualifica, già dopo il primo torneo di qualificazione a Parigi a metà giugno, e poi dopo il mio torneo di qualificazione, ho commesso l'errore appunto di girare un pochino sui social, tra le varie pagine, non solo di Arcelor, ma anche pagine un po' più
di ampio respiro e sono rimasto colpito dalla cattiveria, nonostante classimo ancora dai balconi, sono rimasto colpito dalla cattiveria con la quale Massimo, si andrà tutto bene, saremo migliori, no? E quindi questa cosa qui mi ha in qualche modo aiutato a caricato. Ma come te la spieghi? Ecco, perché appunto abbiamo letto, per esempio, a proposito di Olimpiadi, il fallimento clamoroso della pallavolo femminile, che a distanza poi di un mese va a vincere l'europeo. Col Mazzanti, l'allenatore, che dice: ste ragazze stavano troppo sui social. Fanno male magari i social, soprattutto nei momenti in cui si è nelle competizioni importanti. Ovviamente ci vuole una qualcerta dose di masochismo per stare sui social durante le competizioni importanti, proprio perché sono l'occasione per sputare sentenze a 360 gradi. Ecco, noi ci scopriamo politici, virologi, sportivi, allenatori di qualsivoglia sport, arcieri, non ne parliamo, soprattutto quando abbiamo l'occasione. E in qualche modo è una distrazione, poi le spalle molto larghe, quella sorta di cattiveria agonistica deve scattare, oppure di fatto autorealizzi quello che ti hanno scritto. Ah, mi piace schifo molto. E quindi inizi a pensarlo anche tu. Perché avevi fatto, non dico che avevo fatto schifo, avevo fatto schifo. La qualifica è stata... Quando sono andato a guardare la classifica non arrivava mai, capito? La qualifica sì, è stata la peggiore degli ultimi 5 anni, sì. Mal gestita, a un certo punto ho messo anche in difficoltà la squadra mix, le ragazze sì. Hanno già tirato e abbiamo rischiato di non accedere neanche al torneo di qualificazione per un certo... Ma come te lo spieghi? Come te lo spieghi? Me lo spiego che in realtà non sono stato in grado di separare quella che era la parte emotiva dalla parte effettivamente agonistica. Io sono arrivato alle Olimpiadi con grandissime aspettative, ho iniziato per scaramanzia ma anche per convinzione a dichiarare già alla fine del 2019 che sarei andato a Tokyo per vincere una medaglia, possibilmente due, confidavo anche in una delle squadre, e poi invece ho continuato a ripeterlo anche nel 2020 durante la pandemia, anche quando sono stato fermato all'inizio dell'anno per una positività al Covid, ho saltato la prima trasferta, nonostante le prime trasferte non siano andate nel miglior dei modi, comunque continuare a dire vinto. Sì, ho continuato a sostenere che avrei vinto quella medaglia perché me la sentivo, cioè sentivo che mancava veramente poco per poter buttare tutte le frecce nel però posto. Scusami, dopo quella qualifica non ti è venuto il dubbio che potesse non succedere quello che è successo? Forse il primo scontro sì, è stato un po' di difficoltà perché di fatto in qualifica mi sono portato tutte le preoccupazioni, quel qualcosina che mi mancava nelle gare prima, ho continuato a visualizzarlo in testa per tutta la qualifica. E la prima freccia degli scontri, non essendoci neanche il pubblico, in qualche modo avrebbe potuto sì. Distrarre e resettare la mia mente, che lì si era un po' ancorata. La prima freccia, ho tremato molto, sono stato comunque bravo all'ultimo secondo a colpire il 10, e quello in qualche modo ha resettato, mi ha permesso di ripartire, anche se tremo e magari non ne sono così convinto, le frecce entrano, andiamo avanti su quest'onda. L'argento è una vittoria o una sconfitta? Dopo è passato un po' di tempo, quindi ormai l'hai somatizzato. Ho sostenuto fosse una vittoria subito dopo la gara, continuo a sostenerlo, ovviamente brucia, questo è chiaro, ho avuto anche occasione di rivedere poi lo scontro e quindi ho già capito dove effettivamente ho perso la possibilità di prendere l'oro, probabilmente è stato bravissimo. E io dei tre sul podio ero l'unico che avesse perso la finale in effetti, quindi questa cosa qui era quello che ha vinto il bronzo, nel tiro con l'arco ha appena vinto il bronzo nel suo scontro. Dei tre ero l'unico che aveva appena subito una sconfitta, però era solo una sconfitta sulla carta. In realtà sono molto contento del percorso che ho fatto. Andiamo a vedere la prossima foto che riguarda sempre Tokyo. Ecco, qui sei in giro per il villaggio olimpico, ma che Olimpiade è stata? Qui sembra quasi che vi divertiate, ma che Olimpiade è stata? Questa, diciamo, è stata una foto del tutto anomala rispetto a quello che è stato veramente il clima di Tokyo. È stata un'Olimpiade dove la socialità tipica delle Olimpiadi è venuta meno, non potevamo andare in giro se non con le mascherine, non potevamo in realtà uscire dal villaggio, all'interno della mensa, al di là di guanti, igienizzante, tutti coperti, tutti nascosti dal plexiglass, anche i singoli posti
a sedere, erano tutti separati dal plexiglass. Noi tutti i giorni facevamo un tampone per poter scongiurare che nascessero dei focolai, e quindi è stata un'Olimpiade con parecchia tensione, perché il comportamento del singolo di fatto poteva condizionare tutti gli altri. Quindi io personalmente mi rinchiudevo nella mia stanza, nell'appartamento, che peraltro ho condiviso con i tecnici dei tuffi che hanno viaggiato assieme al giornalista, risultato quello positivo. Quindi i primi 10 giorni ti posso garantire che non sono stati per niente tranquilli, soprattutto che ha un'app da dover scaricare sul cellulare, tipo la nostra app Immuni, ma in versione giapponese. Cioè, facile, comoda. Sì, in realtà molto, cioè quello che abbiamo cercato di tutelare con l'app Immuni, privacy, sì. C'era molta privacy, cioè quello era il telefono di Mauro Nespoli, che in quel momento aveva incontrato Tizio Caio Sempronio a quell'ora, quindi non è che potessi scappare. Non eri tracciato per niente. Non eri per niente tracciato, quindi io mi rinchiudevo nella mia stanza e uscivo solamente per andare o al campo a tirare o in mensa a mangiare. Peraltro poi ho anche saltato un po' di pasti a causa degli orari, ma quello non tanto di più. Vabbè, mi ha fatto male. Mica mi serve la forza. Non mi ha fatto male. No, ecco. In realtà questo è stato un gancio che diciamo, quasi che ci siamo passati prima. In realtà, ecco, sfatiamo un mito che gli arcieri lavorino solamente con la mente. E in realtà il mio arco in trazione sviluppa circa 30 kg, sarebbe il libro, ma semplifichiamo a 30 kg per poter scagliare la freccia a 70 metri, e in allenamento d'inverno arrivo anche a 600 frecce al giorno. Quindi 600 per 30 kg fa circa 18 tonnellate. E la mattina dopo sei di nuovo sul campo da allenarti, sono altri 18 che ti aspettano, hai fatto 18 e via. Senti, a proposito di Olimpiadi del passato, io ricordo alcune le ho seguite, per l'appunto nel 2004, quella che è stata per me la più divertente, Atene, ogni sera era una festa, e mi ricordo il giorno in cui vinsero, lo stesso giorno, la Sensini nella vela e le pallanuotiste nella pallanuoto, ci fu una grandissima festa nel centro di Atene. Nella foto successiva, qui stiamo parlando di Londra, avete festeggiato, vuol dire, perché all'epoca non c'era Covid e si poteva festeggiare, qui vi mangiate l'oro, eh? Assolutamente sì, no, Londra è stata per ora, dal punto di vista emotivo e emozionale, divertimento, l'Olimpiade migliore. Al di là del risultato, era una squadra bizzarra, siamo arrivati alle Olimpiadi sulla carta, non avevamo vinto nulla, anzi all'ultima gara il tecnico voleva addirittura cambiare la squadra, e siamo arrivati lì con questa voglia di riscatto, e siamo riusciti in maniera anche un po' rocambolesca, grazie agli Stati Uniti che hanno eliminato la Corea del Sud in semifinale, a vincere la medaglia d'oro. Ma con quella medaglia abbiamo festeggiato per 5-6 giorni. Ci fu il 10 di Frangilli. Ci fu il 10 di Frangilli, dopo ovviamente è stata una medaglia super emozionante, ho iniziato a saltarci, Michele lì pesava circa 120 kg, l'ho alzato senza problemi, è stato veramente, al settimo cielo, e i giorni dopo anche a Casa Italia, ricordo un episodio, un paio di giorni dopo eravamo tornati a Casa Italia, in realtà eravamo imbucati, finita la nostra medaglia, non contava più niente, cioè nel senso il pass per Casa Italia ce l'hai con la medaglia, e noi siamo arrivati a Casa Italia, che eravamo in giro per Londra, e all'ingresso ci fermarono, che dici il pass per poter passare. Io cercai il mio, un bel bollino, c'era cioè ancora, magari ce le fanno passare. Frangilli aveva la medaglia nel marsupio, e praticamente ha aperto il marsupio, ha visto la medaglia, e il colpo di genio è stata: la medaglia, questa è sufficiente. La ragazza è svenuta. Prego, non mi fate licenziare, per l'amor del cielo, ci ha fatto entrare. In realtà noi l'avevamo vinto quel giorno, 2 giorni prima, e ci siamo imbucati a casa. Però bisogna sempre buttarsi la medaglia appresso, che non la lascio mai, torna sempre. L'occhio che rubano le medaglie, gli archi, a qualcuno è successo, a proposito di archi. È tornato, infatti, per esperienza, adesso questa non la lascio in giro. Senti, quanto... La prossima foto mi fa fare questa domanda. Tu hai parlato di 180 tonnellate, 18 tonnellate. Quanti buchi hai fatto in vita tua? O anche quanti alberi hai preso? Oppure quante frecce sono andate? Quante frecce avrei tirato in vita tua? Guarda, facevo il conto proprio l'altro ieri in raduno con i ragazzi della Nazionale, visto che siamo in partenza per l'ultima trasferta di questo 2021. E sono ragazzi più giovani di me, hanno 23 anni, si parlava appunto di quante frecce erano state tirate quel giorno in generale,
io credo all'incirca di essere arrivato attorno al milione di frecce. Sono 24 anni che tiro, negli ultimi 10 anni ho alzato decisamente. Da quando sono entrato nel gruppo sportivo dell'aeronautica, sicuramente ho la possibilità di allenarmi molto di più. Mi muovo attorno alle 70.000 frecce all'anno, freccia più, freccia meno. Qualcuno ogni tanto finisce fuori dal bersaglio. Come no? La seconda freccia alle Olimpiadi, proprio alle Olimpiadi di quest'anno, e lì ho capito che marcava malissimo. I giorni prima non c'era stato alcun tipo di problema. Entravano, cioè mi giravo e le lanciavo, entravano sempre. Cioè potevo anche non andare sul campo e le frecce comunque entravano nel 10. Durante i tiri di prova, la mattina del torneo di qualificazione, la prima freccia ho fatto una X, la croce spaccata, e lì mi sono sentito un dio. La seconda freccia l'ho tirata nel cavalletto che regge il tagliato. Cioè proprio, e lì mi sono girato, sì, e Matteo Bisiani, che era tecnico della nazionale, che c'era nella foto, due foto prima, in quel momento ha allontanato lo sguardo con il cannocchiale, ha fatto finta di non c'è, ha negato di aver visto quella freccia, in realtà la stava guardando, e poi siamo andati là con uno chalance, facendo finta di niente, che all'Olimpiadi non puoi andare a togliere una freccia da per terra, così, no? Tutti i soldati tirano, tolgo le frecce da 10, ti pianti col piede e tiri, no? E allora, tra di là in due, l'abbiamo sfilata, non ha fatto finta di niente, ma dopo si è visto che in realtà non ero... Continuerai comunque ad allenarti vista Parigi? Confermi Parigi? Assolutamente sì, confermo Parigi. Applauso! Quasi... aspettati 5, ne puoi aspettare 3. Sì, cioè, salvo nuovi anatemi, no, sono tra 3 anni, tra 18 mesi in realtà già abbiamo il torneo di qualificazione, quindi già avremo un'indicazione effettivamente sulla strada poi per Parigi. Poi non sono mai stato a Los Angeles, quindi diciamo che se il braccio tiene, gli occhi ormai li ho persi da capire, nel senso che ormai vado di lenti a contatto come se non ci fossero domani. Punti hai 40 anni, vai a Los Angeles. Sì, diciamo che l'idea che ho in testa, che è un po' romantica, è quella di arrivare, se il fisico regge, di arrivare fino a Brisbane, alle Olimpiadi di nuovo in Australia 2032. Io ho iniziato effettivamente nel 97, la prima Olimpiade che ho visto è stata quella di Sydney, l'ho guardata in differita, e Matteo Bisiani, Michele Frangilli, Larry Wu vinsero la medaglia d'argento. Iniziato tutto il percorso olimpico, diciamo con l'Olimpiade di Sydney, e chiudere in Australia sarebbe una cosa molto romantica. Poi Aldo Montano, adesso è il grande fratello VIP, ma fino a un mese fa, a 43 anni, riceveva ancora una medaglia, tutto sommato. Oh, però mi fai fare una domanda, ma tu giocheresti il grande fratello VIP? Vabbè, missiamo questa domanda, facciamo finta di niente. Me l'hai portato un ciocchezzame? No, io in realtà volevo parlare di Aldo Montano per la medaglia a 43 anni, ecco, no, parliamo di quello, no, non lo so, sono per ora preferisco stare sul Brisbane, campo. Ma riparli semmai dopo Brisbane. Ecco, dopo ne riparliamo. Allora, ovviamente essere grandi campioni significa avere talento, ma significa soprattutto sacrificarsi, allenarsi, perdere del tempo, passare del tempo sui campi d'allenamento, perché lo sport, ci sono poche cose più dello sport delle quali il merito valga, però c'è anche lo svago, e Mauro Nespoli posta anche foto di svago. Non si può sempre solo faticare. Qui hai voluto far vedere bene il panorama di dove ti trovavi qua. Sì, diciamo che non ricordo neanche dove sia stata fatta questa foto in questo momento. In piscina a Grosseto, mi suggeriscono presumibilmente, sì. Sì, anche perché di fatto le vacanze le ho passate lì, ogni tanto sì, bisogna anche prendere tirare il fiato. Qui fondamentalmente il soggetto più bello non era né la piscina né il bel cielo, ecco, è questo qua centrale. Questo è l'ultima cosa. Nessun punto di responsabilità. L'ultima foto fatta prima di superare gli 85 kg e le preoccupazioni, e quindi... Questa la lasciamo in peritura memoria. Ma infatti è lì. Cioè, c'è solo quella, probabilmente, un po' che piace a 729 persone. Non leggo i commenti. Comunque De Nespoli, se potete andare a vedere sul suo account Instagram, fate anche numeri. Però comunque appunto ti piace viaggiare e ti piace andare in posti come il Grand Canyon e posare in questa maniera. Che è questa cosa qua? Allora, io sono venuto prima di Bolt, in realtà. Questa posa qui è una posa tipica che faccio dal 2002 in tutti i posti dove sono stato.
questa... Che vuol dire? Cioè, che... Diciamo che qui c'è un piccolo eccesso di delirio di onnipotenza. Diciamo che... Dopo questa foto ci sono stato girare una battuta, ecco, non me ne vogliano, che la differenza fondamentalmente tra me e il nostro signore è che il nostro signore non sa tirare con l'arco. Questa foto spiega questa idea. Ma ogni tanto rientri in te oppure no? Sì, ogni tanto rientro anche. Tu hai la passione per i viaggi, hai però una passione anche per la Ferrari. Da dove nasce questa passione della Ferrari che qualsiasi ferrarista avrebbe perso, perché cioè, è riuscita a non andare a podio anche a Monza dove ha fatto di pietà la McLaren che vinceva dal 34? No, allora, la passione che nasce dalla famiglia. Mio papà è ferrarista, convintissimo, io no, sono ferrarista, ho vissuto, cioè, io sono nato ferrarista fondamentalmente nell'era Schumacher, quindi quello è sicuramente aiutato, ecco, a fare il pieno di felicità e gioia, e lo sto erodendo un pochettino alla volta. Si soffre parecchio, ma sono anche interista. E quando sono essere interista, non vincevamo già da un paio di papi prima, quindi in realtà sono partito con questo spirito di sacrificio e di sofferenza nell'animo. Quindi ogni tanto questo ci fa crescere. Qualche freccia, vai sui social, magari per qualche 10 minuti di notorietà ti coprono di insulti, in realtà in questo momento ho due passioni che vengono in questi, cioè, da anni. L'Inter però, vinto adesso lo scudetto, cioè, non è che... Sì, l'anno scorso. Vabbè, quest'anno non sta messa male, dopo due partite. La Juve sta messa peggio. Vabbè, ma quello è un altro discorso, cioè quello... Tutti gli interisti sono per definizione anti-juventini, quindi compensa un po' il... Questo è un buon anno. Oh, Mauro, poi anche... non lo sa ancora, non l'ha ancora scoperto. Secondo me lui da grande, quindi diciamo dopo Brisbane, vuole fare il food blogger, perché posta foto di cibo. Allora, questo è un bisti primi, me lo puoi descrivere? Adesso... L'hai postato tu. A questo bisti primi che sicuramente ho mangiato io. Te lo posso dire. Presumibilmente l'ho pure fatto io. No, è una trattoria, non so se posso fare la punta. Sì, la Sinignola, che non so dove sia. Neanche lui. Di non ricordarlo neanche io. Tu. 20 dicembre 2012. Cioè, scusami, 20 dicembre 2012 non mi ricordo. Dov'era? Il 20 dicembre 2012. A 20 dicembre 2012 questa presumibilmente potrebbe essere una festa. Di chiusura stagione con gli arcieri dell'FVG, presumibilmente. Adesso mi fai le domande a trabocchetto. No. Guarda, allora andiamo a una foto un po' più recente, perché parliamo di Fassona. Questo qui lo so, qui siamo a Cantalupo, dove abbiamo il centro tecnico federale, dove non mangiamo di norma così. Questo è un evento particolare, era qualche festa, in realtà ci eravamo imbucati, nel senso che non era dedicata a noi. Ma tu te buchi sempre, te buchi a casa Italia, te buchi alle feste, sei un imbucatore. D'altronde il mio compito è colpire il bersaglio, bucare il bersaglio, e quindi se c'è un'occasione l'accolgo, ecco. Non la mettiamo ancora questa qua, perché leggo prima il testo. Quando la Landi ha proposto un ristorante vegetariano, ho istintivamente storto il naso. Questi, vediamoli, gnocchetti al tè verde e carciofi, hanno distrutto 30 anni di certezze. Da perdere la testa, davvero? Erano veramente buonissimi e ti fanno schifo i carciofi. Partiamo da questo. Dopo quell'occasione ho iniziato a mangiarli, continuo a essere mangiatore. E sei passato dalla Fassona? C'è un bel passaggio. Io continuo a mangiare tutto, ecco, sono onnivoro per questo. Però devo dire che mi ha aperto un mondo, anche lei è onnivora in realtà, però è un'esperienza in questo ristorante a Grosseto dove fanno cucina solo vegetariana. Io pensavo mangiassero solamente dell'insalata, è stata invece un'esperienza illuminante al punto che, aspetta un attimo, a un certo punto appunto lui
dice posso fare lo chef, e utilizzando l'hashtag oggi cucino io, gnam, ne voglio ancora, Nesp e Arcieri Chef, posta questa foto. Che cos'è? Questo l'hai fatto tu, eh? Questo era un pollo... Questo vedete è stato bello. Pollo, pollo con i peperoni in agro dolce. Questo, quello era un pollo fatto con la salsa di soia. In realtà i peperoni li ha fatti mia madre. Solo di altro, l'altro, eh? Adesso mi devo guardare. Cioè, mi preciso, eh? O pomo... Pomodorini. Saltati in padella. Ma quello sì. C'erano anche dei peperoni dentro. Brava Anna! Brava Anna! Ogni tanto... Senti, e tu... Mi sono migliorato, Sei migliorato. E dai, qualcuno, ovviamente, che deve testarli questi piatti, no? Sì. Che credo sia la persona che vediamo qua. Esatto. Questa poveraccia, poverina, questa disgraziata. Vanessa, viviamo insieme da 3 anni, non vorrei fare, non devo scrivere sotto la fede, ma non ci sono mai andato, e quindi me lo devo ricordare a mente. Viviamo insieme da 3 anni e condivide con me la passione per il tiro con l'arco, anche lei in nazionale. Ma si sta allenando, non c'è qua adesso? Era al campo ad allenarsi, sì, perché domani partiamo per i campionati del mondo e quindi era al campo ad allenarsi. Anche aveva detto, guarda, ti ringrazio, ma tanto ti sopporto e ti vedo già tutti i giorni. Ecco. Senti, la domanda, la domanda che tutti quanti vorrebbero farti, cioè, secondo me, che è una domanda, cioè uno vive insieme 3 anni, cioè che facciamo? Che fate? Per ora andiamo alle Olimpiadi di Parigi e vediamo come evolve la cosa. Alle Olimpiadi di Parigi? Vediamo. Adesso. Qualora, lei si sta allenando qua vicino, io ho il sindaco che potrebbe anche mettersi la faccia. Facciamo quello che ci vuole. L'ho portata apposta per me. Non ci caschi? No, non ci casco. Abbiamo preparato un trampolone, ma non ci casco. Non ci casco. Ragazzi, allora resisto. Resisti. Ragazzi, per voi e per noi, un grande volerese, Mauro Nespoli. Grazie Mauro, adesso Mauro Nespoli e Marco Mazzocchi. Grazie.